Temete per i posti di lavoro, lei e i suoi colleghi? Certamente, come tutti qui dentro, perché la domenica si fa il 30% dell'incasso settimanale, quindi ovviamente le persone saranno dimezzate o comunque anche gli orari di lavoro. 400 posti di lavoro a rischio, soprattutto frontalieri al Foxtown di Mendrisio, è la conseguenza diretta della decisione, a sorpresa, del Dipartimento delle Finanze elvetico che dal 1 ottobre vieta di occupare manodopera la domenica. Di fatto l'outlet, frequentato da molti comaschi, si vedrà costretto alla chiusura domenicale, così come il centro Valle di Chiasso, che inaugurato solo un anno fa, si vede tagliata una grossa fetta di lavoro. La tensione alle stelle, la preoccupazione altissima, il Foxtown ha già dato mandato ai suoi legali di fare ricorso. La domenica ci porterà via tantissimo e quindi... Percentualmente si sa, si riesce a stimare? Sarà sul 20, dipende dalle aziende, comunque dal 20 al 30%, quindi sui 400 posti di lavoro che verranno a mancare. Saranno soprattutto i frontalieri quelli che pagheranno di più? Frontalieri e domenicali. E ci troveremo penalizzati e di conseguenza un abbassamento di cifra d'affari e di fatturato vuol dire anche un abbassamento di collaboratori e di manodopera. Sarete costretti a licenziare? Sicuramente sì. In un momento di crisi come questo economico io trovo che veramente sia una cosa inaccettabile che il Cantone abbia dato questa notizia anche in breve termine, così, 2 settimane. Cioè. Inciderà anche sul lavoro frontaliero? Sicuramente inciderà sul lavoro frontaliero, ma comunque anche quello svizzero. 160 negozi di marca, un giro d'affari di 250-300 milioni di franchi per il 75% clientela estera, da Como e dalla Lombardia, concentrata nel fine settimana. A Mendrisio si fermano fino a 13.000 persone nelle domeniche invernali. E mi immagino se avessimo trovato chiuso Foxtown di domenica, ecco, avremmo dovuto tornare a casa senza avere la possibilità di acquistare nulla. Arrivate? Da Brescia. E durante la settimana lavorando non si può sempre venire a fare una spesa o comunque un po' di shopping. Preoccupazione anche al centro Valle di Chiasso, una quarantina di negozi e bar che hanno aperto i battenti meno di un anno fa. Chiaro che da un punto di vista di datore di lavoro si andrà a risparmiare su quel personale tra virgolette in più che ci ritroviamo oggi, non dovendo creare i turni domenicali.